Ok ragazzi, si parte per un'altra partita per la scalata in divisione, sì lo so, ho molti GP ragazzi. Oh, allora, innanzitutto si va in divisione 9 perché ragazzi ho raggiunto diciamo i punti e per arrivare in divisione 9 e quindi siamo in D9 ragazzi, ecco la promozione. Questo mi fa comodo, il contratto, il coupon mi fa comodo, e sì, mi fa molto comodo, ragazzi. Allora, sì, lo so, avete visto che ho abbastanza GP. Oggi ne farò altri di GP, ve lo dico, perché domani, giovedì 17 dicembre, arriverà l'agente, il primo agente delle leggende, ragazzi. E a me interessa prendere Roberto Baggio, Roberto Carlos e Luis Figo, sinceramente, di Kane e Inzaghi non li farei neanche giocare perché avendo Neuer, Suarez e compagnia bella, quindi arriverà un bel pack opening. Ecco perché tutti questi giorni di silenzio senza pack opening, ragazzi, perché ho accumulato GP. Ok. Come vedete, purtroppo i server vanno lenti questo periodo, vanno lenti da quando è stata rilasciata la versione free to play. Che a questo punto darei un consiglio a Konami perché mi sto rompendo, ragazzi. O quella versione la ritiri, che non serve, chi vuole il gioco tira fuori i soldi come abbiamo fatto tutti. O sistemi server, perché io non è che posso, andare a rilento a giocare e fare GP perché per queste stronzate. Ecco, quindi ora possiamo partire col gameplay, se magari carica, ragazzi, perché io non lo taglio questo gameplay, non lo taglio ragazzi, non li taglio mai, ma a maggior ragione questo, per farvi vedere quello che sta succedendo in questo periodo, da quando è arrivata la versione free to play, ok? Di PES 2016, ecco. E mi lamento come e quando voglio, ok? Quindi, prima partita della D9, della divisione 9 ragazzi. Vediamo se ce la fai, vediamo se ce la fai a trovarmi questo avversario. Oh, dai, un'oretta ce la possiamo fare, tranquilli. Questo qui, come si chiama? No, ragazzi, perché ho letto un attimo. Ah, è Gobenji questo, è un gobbo, ragazzi, beh. Il gobbo andrebbe trattato da gobbo, quindi ragazzi, è così. Vediamo un attimino. Robben, Salah, vabbè, comunque. Walcott, vabbè, poi. Vabbè, ragazzi, Sergio Ramos, non lo so, allora. Stadio, mettiamo, vediamo un po' dove possiamo giocare. Il Maracanà, ragazzi, perché il Maracanà mi sento. Voglio il Maracanà, vai, calcio d'inizio. Acibrado Litfiba Team, andiamo. Andiamo. Secondo me questo qui si sta un po' preoccupando della mia formazione, vabbè, non lo so, non lo so. Che dovrà essere ancora ultimata, ragazzi, perché a centrocampisti sto messo male, a difesa ho Hummels, vabbè, Pepe, Benatia. Però ci vuole qualcosa più di peso. Vabbè, poi ho Jordi Alba che va bene. Però se magari prendere un Alaba, anche se con Jordi Alba mi sto trovando veramente bene, ragazzi, ok. Poi magari un Lam non sarebbe sbagliato, un Sergio Ramos, Thiago Silva. Vabbè. Ce la possiamo fare a iniziare, Ciccio, che fa? Stai facendo già i magheggi? Come da vostro stile. Ah, ok. Andiamo su, iniziamo, vediamo un po'. Registro questa partita, ragazzi. Poi vediamo perché devo fare i GP oggi. Anche perché devo comprare le slot entro questa notte che sono a metà prezzo, a 50%, ragazzi. Quindi
Diciamo che un 100.000 le userò per le slot. Un caloroso saluto a Ecco il tutti voi, Maracanà, siamo in attesa ragazzi. del calcio in Ullala. corsa. Ancora un po' di pazienza e si È il comincia. stadio del Benvenuto Maracanà, Fabio su. Canessa, qui con me per il commento tecnico c'è Luca Marchegiani. Ciao Fabio, godiamoci questa partita insieme. Godiamoci questa partita, speriamo che va bene. Che qui contro i gobbi Robben. bisogna stare sempre attenti, Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. hanno sempre l'arbitro dalla loro parte, quindi Pessi ha aggiornato anche su Robben quello, prova il filtrante. ai Riceve un pallone ai ai ai, interessante. Salà, Si raga. avvicina alla porta. Aveva messo Aspettate, ma dentro quello era proprio un un gran tiro o un pallone. passaggio, ragazzi? Io non l'ho ben Questo è un chiaro capito. esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata Vai, all'altezza. Robben. Vabbè. Sergio Ramos. Muriel. Io non avevo capito se era un tiro o un passaggio, a Palla per parte Robben. che io sarei andato un po' più avanti, visto che, Luis vabbè, Suarez prova la giocata nello non spazio c'era nessuno a e trova il bloccarlo, vabbè pallone del ragazzi. compagno. C'è spazio per calciare. Avete visto come voleva fare subito il Devo fallo, dire che poi stava Robben che combinando lì grossa. si mangia il Lo so. gol, Robben. Ma come fai? Questo qua chi Porta è? il pallone Maradona, Salah, avanti. scusate, eh. Sì, vabbè. Buona Dai. lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Stiamo esagerando con i Schweinsteiger, parametri di vero specialista sui calci d'angolo, alcuni attenzione. giocatori, vabbè. Buon intervento difensivo. Isco. Oggi passaggi scandalosi, cioè. Ci prova. Il pallo salva il portiere. Hanno iniziato con il piglio Ho avuto giusto, ma culo lì, devono ragazzi. sfruttare Ho meglio avuto questa culo, ma anche opportunità. lui prima con Robben, Sul mio tiro lì Era ha libero. avuto. Cerca la Vabbè. profondità. Può andare, Robben! Grande E qui Neuer, falliscono grande una grande Neuer. occasione. È andata esattamente come prima. La Juventus si propone spesso Ragazzi, avanti in devo un cerca di gol. Vediamo se po' riusciranno a capitalizzare le occasioni svegliarmi, che creano. perché sto avendo fortuna. Lui ha avuto fortuna su un tiro. La difesa riesce Io ad per adesso ho allontanare. avuto un po' più fortuna di lui. Sì, vabbè, il telefono che squilla, e Iniesta. quando mai non squilla sto telefono. Tiro davvero da Maremma, mortino. ragazzi, l'ho Il vista tiro non è stato dentro, un l'ho granché, vista ma ha avuto il coraggio dentro. di provarci. L'ho vista dentro. Vabbè. Allora, Brado, Prova a verticalizzare. diciamo che non stai giocando per nulla, cioè, Vuole la profondità. fino ad adesso, quindi o ti Da lì svegli, può segnare. Da lì può concludere. mi devo Schweinsteiger svegliare un po', prova. ragazzi, perché sto veramente giocando Trova il compagno in buona posizione. male, ok? Colpisce. Sto giocando male. Il difensore recupera il pallone. Luis Vai. Suarez. Suarez, se non smetti a Russo fare si queste soppone. stronzate, metto Messi al posto tuo, E il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. Non è che ti svegli una partita e poi Lichtsteiner. Molto si solido, riparte cerca da la zero, conversione, si è vabbè. fatto superare. Momento un po' confuso della gara, le due squadre non riescono a costruire. Moussa Sissoko prova la giocata in profondità. Tocco Dai preciso. però, dai. Questo è fallo, non ha dubbi Cos'è? l'arbitro. Cos'è questo? Cos'è? Ma che è fallo questo? Ma questo è. Vabbè. Schweinsteiger Lasciamo stare, se questo è osserva fallo, attentamente. ragazzi, se questo è Qui mi sembra un po' fallo. lontano, forse farebbe meglio a cercare qualcuno in area di rigore. Che gol spettacolare! Bella Che punizione, meraviglia! vabbè. Questo è un gol stupendo! Stupendo! Le so battere anch'io le punizioni, Ciccio, non è Un'esecuzione problema, perfetta! Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. sto Si giocando riparte male, dall'1-0. ragazzi. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Occhio al lancio lungo. Ottimo intervento di copertura. Dai, pistolero, però Chesney senza svegliati. problemi. Cioè, dai. Vabbè, io al secondo tempo, ragazzi, Riceve se in zona continua così pericolosa. Suarez, metto Messi, eh. Isco con il lancio in avanti. Cerca spazio. Palla per Robben.
Isco. Perché sto giocando così male, vabbè. Muriel. Lancio lungo del portiere. Prova la giocata nello spazio. Vai CR7. C'è spazio. Agobbo, ma che vuoi atterrare? Agobbo. Gol meraviglioso. Il portiere non poteva. Grande CR7, ragazzi. Grande coordinazione e potenza, davvero un capolavoro. Uee. Perfetto paritato. Calma, calma lì con Robben, tenetelo, mentre ancora stavano festeggiando. Controllatelo, Cicci, controllatelo. Bel gol su punizione, ma ne faccio anch'io i gol su punizione, quindi. Neymar. Ecco Luis Suarez. Possibilità di tiro. Può cacciare la rete. Questo non è fallo adesso, Neymar. Ecco Neymar, grande giocata. Vai così. Vai così, grande. Spazio, errore gravissimo e infatti sono. Non era fallo quello, no. A me non era fallo, È stato bravissimo ad approfittarne. Sono in vantaggio di un gol. Rimonta meritatissima. Ottimo, così adesso. Fare attenzione a non vanificare il vantaggio. Grande Neymar lì che ha fatto buona guardia. Ha piazzato un gol, inaspettato. Robben. Robben. Ottimo così, ragazzi, ottimo così. Ottimo così, dai. Non sto giocando benissimo al primo tempo, ragazzi, devo dirlo. Però sono stato ripagato, grande Neymar lì che. E il portiere la fa sua. La piazza Neymar. Cerca l'uomo là davanti. Ok, ragazzi, allora primo tempo, ragazzi. Si chiude così il primo tempo. Ho giocato un po' tempo, tre gol, tante emozioni e sicuramente male. Ho giocato male, lo ammetto, però staremo a vedere qui il secondo tempo. Suarez lo vedo un po' spento, lo vedo un po' spento. Dai, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, Brado! Perfetto col copyright qui, Dai, però ce la possiamo fare, su Brado! Brado! Ecco il fischio dell'arbitro, inizia il secondo tempo. E trova il compagno. Isco. Pepe. Ottimo, dai. Neymar. Al secondo tempo giochiamo come sappiamo fare. Ha la possibilità di andare verso la porta. Guadagna metri. E vai così. E vai così, Gobbo. Vantaggio che comincia a essere molto comodo. Volevi atterrarmi Robben, E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Allungano le distanze con questo gol. Voleva atterrarmi Robben. E non è la prima volta che vuole farlo, Non è la prima volta, ragazzi. Pepe. Passaggio in avanti. Prova a passare la difesa. Ok, Neymar. Va bene, Neymar, va bene. Prova la giocata Suarez non si sveglia Suarez, no. Ma quando l'ha fatta ha sbagliato. Vai, andiamo. Suarez, oggi ti vedo spento. Iniesta. Palla giocata in profondità. Poi fin quando mi fai gli assist va anche bene. Casemiro prova a giocarla in profondità. Neymar. Ottimo così. E vai, grande Brado, grande. CR7 colpisce ancora. CR7 colpisce ancora. Torna a casa, Alessi. Una conclusione da urlo.
vede la palla, cerca d'istinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brividi. Ottimo, facciamo scattare Robben lì, eh. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. Questo è un giocatore immarcabile, non riesce. Ha capito che la tua Ronaldo ormai, eh. Si riparte con una differenza di 3 gol. Ullala, va bene, vai, vai, va bene così, va bene così. Con la punta delle dita. Il secondo tempo, ragazzi, è tutto un altro stile. È tutto più stile. Occhio ai saltatori che sono arrivati. Vai Neymar, vai Neymar. Ok. Guarda qui che gobbo, ragazzi. Guardate che gobbo, eh. Oramai non c'è più storia, non c'è più storia. Al primo tempo andavo un po' ballerino, ma adesso al secondo tempo, ragazzi, è tutto un altro ritmo, eh sì. Prova la giocata nello spazio. Luis Suarez. No, il pistolero che sfiora, ragazzi. Il portiere è stato bravissimo a chiudere lo specchio della porta e a indurlo a sbagliare. Sfiora il pistolero, vabbè. Digne. Dai, però, no. Non così, non così. Pepe tiene sul piano fisico. Palla per Robben. Dick Steiner si è fatto trovare pronto. Niente. Vabbè, ragazzi, ormai credo che il ragazzo qui si è rassegnato, si è rassegnato. Palla per Robben. Ok, andiamo, andiamo. Vamos, ragazzi. Vamonos. Arriva Cristiano Ronaldo. Attenzione. E dai. È fallo. Calcio di rigore, nessun dubbio. L'arbitro ha indicato subito il dischetto. Sono d'accordo e forse ci lo fischio ogni tanto il rigore. L'arbitro però sembra intenzionato a non darlo. Occasione per far crescere ulteriormente il vantaggio. Faccio battere Neymar. Adesso, battere calmo dagli 11 metri. Ottimo così, vai, grande Neymar, grande. Ha mantenuto i nervi saldi, freddissimo. Un rigore tirato da manuale. E sono 5 pere, zio. E loro è un dominio assoluto. Hummels era ben posizionato. Ottimo così, ottimo, ottimo, ottimo. Pallone in avanti. E ragazzi, è cambiato tutto Brado qui al secondo tempo, Ed ecco un'altra rimessa laterale. Vai così, vai così. Vai, vai, rinvia sta palla, rinvia. Jordi Alba, fai il tuo dovere, fai il tuo dovere. Riceve in ottima posizione. Controllo non è stato in niente, no. Ha perso la palla. Schweinsteiger. Schweinsteiger. Perfetto, perfetto, va bene così, va bene così. Ci stanno provando un po' da tutte le posizioni. Evidentemente non 5-1, ragazzi, non c'è storia, non c'è storia. Robben. Pepe. Ottimo così, ottimo, ottimo, grande, grande Brado che pallone intercettato, ferma la, e la ferma l'avversario, vabbè. E sarà una semplice. Non ho giocato benissimo, ragazzi, ma i miei gol l'ho fatti, Il risultato conta, conta il risultato, vai. Palla per Robben. Anche se Suarez prova a saltare il centrocampo. È in un periodo di calma apparente, no? Cerca spazio. E ora deve concludere Cristiano Ronaldo. Vai così, vai così. Era proprio lì, davanti alla porta. Ha buttato via l'occasione. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare. Vai Neymar, crossa Neymar. Il portiere è arrivato.
tirato sulla palla e se l'è messa alle spalle. Ora si siamo a calcio d'angolo. Szczęsny si arrabbia con i compagni della difesa. Io vorrei fare il sesto gol, ragazzi. Eh sì. Della conclusione. Anch'io al posto del portiere. Ottimo, così grande! Grande! Robben! Da incubo per i loro avversari. Grande Robben, ragazzi, grande Robben. La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore. Vai Suarez, un tuo gol ci vuole. Ma dai, ma guardatelo, ma guardatelo. Attenzione, cartellino rosso. Dubbi, quanti dubbi su questa espulsione. Oggi fischia Konami, Vanno a verificare le sue condizioni. Posizione invitante, potrebbe anche provare una conclusione diretta. Vai. E questa può essere un'occasione fondamentale per chiudere magari la partita. Neymar! Hai visto che segno anch'io su punizione, Ciccio? E sono 7! Straordinario! Una traiettoria strepitosa. Vai, andiamo, andiamo! Tripletta, hat-trick! Te gusta il 7-1, Ciccio? Te gusta? La partita dei difensori avversari oggi è decisamente vinta. Che fenomeno questo, ragazzi. Vai, il circo è aperto. Avanti, signori. Avanti. Il circo è aperto. Per i gobbi, biglietti gratis. Palla per Robben. Guarda che io non ho pietà, Ciccio. Io te lo faccio un altro gol. Opportunità di ripartire. Occhio, può andare. E vai così, e vai così, e sono 8. Ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi. Suarez! Suarez! Pistolero, il pistolero. Robben. Ottiene un buon calcio di punizione. Ragazzi, ma 0-8 prefisso per chi chiama da fuori, non so, non ricordo. Grande Neuer, grande Neuer. Il tiro era potente. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. Pericolo sventato almeno per ora. Vai Suarezito, Suarezito. Riceve il passaggio. Ulala ragazzi, vai così grande. Provano a partire in velocità. Vai Robben, grande così, vai. E sono 9, e sono 9. Ci ha fatto vedere un'ottima giocata, anche se la distrazione della difesa. Non c'è più tempo. Vabbè, dai, torna a casa, Ciccio, dai. Grande reazione da parte della squadra, non si sono mai disuniti, nemmeno quando erano sotto nel punteggio. Dai, torna a casa, dai, torna a casa. Io credo, Fabio, che il risultato alla fine sia giusto. Hanno dimostrato di avere più voglia di vincere degli avversari e ce l'hanno. Ma è giustissimo il risultato, ragazzi. Il risultato è giustissimo. Allora, ok, vai così, vai. E andiamo ragazzi, ok. Felice giornata! Io credo che per te non sia stata una felice giornata, Ciccio, Tanto felice non credo che sia stata, vabbè, però. Contento tu, contenti tutti, a posto così allora. Vabbè ragazzi, questo qui era... uno che forse, non lo so, guardate ragazzi, non dico nulla perché... Comunque, anche questo gameplay di PES si conclude qui in compagnia del vostro Diablotex. Spero che, non so, vi sia piaciuta questa partita, vabbè. Più che partita è stata una partita a tennis questa, risultato tennistico. E vediamo ragazzi, se torna un po' al menu iniziale, altrimenti ci salutiamo qui perché... A me mi piace sempre salutarci con il menu iniziale, no, del MyClub, no, perché mi piace, però poi, ragazzi, se poi non va, perché i server purtroppo vanno lenti, e io dovrei fare GP in queste condizioni, va bene. La notte vanno bene, il giorno no, e vabbè, fantastico, fantastico. Allora, ragazzi, ci sentiremo con i prossimi gameplay di PES.
Un saluto a tutti al vostro Diablotex. Anche questo gameplay si conclude qui. Ciao a tutti, appuntamento al prossimo gameplay. 9-1, felice giornata. Tanto felice non è stata. Ciao a tutti, ragazzacci. Yeah,